Ciao a tutti Legofan e benvenuti. Oggi vediamo insieme un pod, il pod di Jay e l'addestramento, pod di addestramento di Jay. Il numero del set è particolare, come particolare è appunto l'oggetto, l853758, quindi non il classico codice. Andiamo all'apertura. Questo è. Ve l'ho fatto vedere ieri nel unboxing, dove erano presenti tantissimi altri set, ben 14. Ok, andiamo all'apertura, 26 sono il numero dei pezzi, qui c'ha un'apertura facilitata con questi strappi, sia davanti che dietro. Eccolo qua, in modo da riuscire a recuperarlo facilmente. Ecco, questo è il pod che ha come caratteristica quello di avere questo ologramma dove è possibile vedere la faccia di Jay e il simbolo. Ok, questo è il pod. Queste sono le istruzioni, ovviamente. Ecco qua. Semplicissima la costruzione, ovviamente solo 26 pezzi. Allora, un'unica bustina con un'apertura facilitata. Ok. Beh, un nuovo modo introdotto dalla Lego da un paio d'anni di collezionare proprio tutte le varie minifigure e i temi Lego, ok, che vanno per la maggiore. Hanno iniziato con quelli dedicati al film di Batman, Lego Batman Movie, e poi hanno continuato, insomma, è molto divertente collezionare questo tipo di set. Onestamente a me piace particolarmente. Sto cercando in particolare quello proprio legato al film di Batman, Lego Batman Movie. È molto molto difficile da trovare. Per il momento ho questi due tre legati al tema Ninjago, che poi è un tema che non seguo. Però questo tipo di set così speciali, così particolari, li amo in particolar modo e quindi ho deciso insomma di acquistarli e di collezionarli. Questo sì. Ok. Poi vi faccio vedere anche gli altri, ovviamente. Ecco qui. Semplicissimo il montaggio. Qua dobbiamo andare a. Queste sono i due pugnali legati da questo pezzetto che eliminiamo. Ok. Ti pareva che ho messi al meglio. Ecco qua. Un pugnale va qui sulla sinistra e l'altro va qui sulla destra. Ok. Bene, inizia a prendere forma ovviamente il pod. Ok, con le varie armi. Ecco qui. Bellissimo. Questo va sistemato così. Ok, sistemato in questo modo.
Poi l'armatura di Jay, questo è il pezzo di uno scheletro. Qui va sistemata, va montata proprio l'armatura. Ok, così. Così. E così. Perfetto. E questa va sistemata ovviamente qui. Ok, ditemi voi se non è bello. E infine sistemiamo. Doppia espressione facciale per J. Mettiamogli questa più. Eccolo divertita. Questa è la capigliatura. Ok. Magnifica. Ok, andiamo a vedere pure le stampe presenti sulla minifigura che non sono niente, niente male. Qui potete vedere il Maestro Wu. Bellissimo questo drago. Un'ottima, davvero un'ottima minifigura. Ok, bellissima, bellissima davvero. Questo poi andiamo a sistemare. Questo fa parte del sottotema Sons of Garmadon, che dovrebbe essere l'ultima incarnazione proprio del tema Ninjago. Eccolo qui. Quindi la minifigura va sistemata qui e tutta l'attrezzatura va messa da quest'altro lato. Così si chiude e abbiamo quindi Jay. E quello che ci avevo fatto vedere sul canale, potete trovare il video, poi vi lascio tutti i link in descrizione di Kai. In questo caso qui, questo però fa parte del film Lego Ninjago Movie, questo invece della serie Sons of Garmadon. Ok. E il prossimo che vedremo sarà quello di Cole. Eccolo qui, proprio il prossimo video. Ragazzi, per questo video è tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate del set. Lasciando commenti e like, iscrivendovi al canale. Buona costruzione a tutti e al prossimo video. Ciao ragazzi!